Allora, problemi con il mio telefono, proviamo a trasmettere dal mio computer. Io la vedo malissimo, non so se voi lo vedete bene. Proviamo subito a vedere se si sente e se si vede in maniera dignitosa. Simona Izzi, che mi dici? La prima persona che vedo connessa è Simona Izzi. Si vede Tonia Strippoli, ciao Salvatore Fallica, datemi notizie sulla qualità della visione e dell'audio, perché vedo male e non so se si senta o meno. Che mi dite, amici? Vediamo. No, mi pare che si senta bene. Ok, diciamo che facciamo questo strano esperimento. Chiedo scusa, io di solito cerco di avere una luce un po' migliore oggi. Da un lato sono contento perché finalmente, dopo 3 mesi abbondanti, sono riuscito a tagliarmi i capelli. Dall'altro lato, ho qualche problemino con il computer e quindi scusatemi se ho questo strano microfono che cerco. Ditemi così. Allora, proviamo a vedere una cosa. Così si sente? Proviamo così. Ciao a tutti, scusatemi per la stranezza, della connessione. Saluto. Sì, così si sente. Filippo Mannino, ciao. Riccardo Borsini, ciao a Giuseppe Papa, Salvo Stancanelli, a tutti voi. Vi ringrazio di essere sempre tanti. Maurizio Trapani, Angelo Ciaiola, ti chiamerò più tardi, hai ragione, ma ho lavorato anche per te stamattina. Mi sento dei capelli assurdi, ma va bene così. Video leggermente appannato, allora potremmo fare questa cosa. Vediamo se si vede meglio adesso. Sì. C'era un po' di sporcizia di colla sulla telecamera. Grazie ad Assunta Cantone, a Silvia Marra, a Ciro Adamo. Aumenti dei vitalizi in Regione Calabria. Si sente quasi bene. Ciao a Sergio Nuzzo, a Elda Della Torre, a Simona Izzi, che abbiamo già salutato, Dida Serafo, Lina Fragoletti, a Maria Vincenza Sorce, che ieri ha fatto gli anni, Giovanni Lanai, a Milena De Simone, Margherita Olivieri, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao a tutti voi, siamo ancora un po' meno del giusto, quindi iniziamo, continuiamo con i saluti prima di iniziare la diretta vera e propria. Oggi ci sarà tantissimo da parlare, perché oggi sono successe tante cose, non tutte piacevoli. Quella meno piacevole, a mio parere, è che 5 deputati regionali della regione Sicilia, eletti con il Movimento 5 Stelle, vanno a creare un loro gruppo e mi verrebbe da dirgli: ma noi, amici cari, io scherzo, cerco di sorridere, ma naturalmente sono molto addolorato, sono molto dispiaciuto, sono molto colpito negativamente da quello che è accaduto. Mi metto il microfono un po' più vicino, vediamo se è meglio. Sono molto colpito negativamente da quello che è accaduto, non voglio dare colpe, responsabilità, però una cosa ci tengo tantissimo a dirle, la dirò fra poco perché ancora vedo che siete tanti, ma non tantissimi, e quindi aspettiamo di essere un po' di più. Sono a Roma e ho dietro di me, come vedete, una grande libreria. Allora, rispondiamo a qualche domanda al volo. Ciao Nello Russo, per esempio, l'amico Nello Russo conosce bene Angela Foti e quindi è un peccato adesso sapere che Angela Foti non è più nel Movimento 5 Stelle, ha dato vita a un'altra formazione politica. Per me è un grandissimo dispiacere. In attesa che siate abbastanza per parlare di questo argomento importantissimo, provo a prendere una luce, una lampada, in maniera da fare avere un'illuminazione un po' migliore, perché io, come sapete, sono un po' fissato, vengo dal cinema, sono un po' fissato con le luci e con... Oh, non mi piace che uno abbia una brutta luce, non è che adesso sia perfetta, ma insomma meglio di prima. Amici, siamo 1700, adesso arriviamo a 2000, ciao Marcello Del Vecchio, e iniziamo a parlare dei due argomenti chiave di oggi, che sono la più importante, a mio parere, e le reazioni europee alla proposta
della Commissione von der Leyen di dare tutti quei soldi all'Italia, 173 miliardi di euro, le reazioni italiane alla stessa proposta, le invidie, le bugie, le scemenze dette da molti, e poi la spaccatura del gruppo Movimento 5 Stelle all'ARS con addirittura 5 deputati eletti. Saluto Stefania Campo. A proposito di deputati eletti all'ARS, deputati regionali, vedo che si è connessa la nostra deputata portavoce al Consiglio regionale all'ARS, all'Assemblea regionale siciliana, Stefania Campo. Valeria Randazzo, ciao, Francesco Ricci, Domenico Barretta, abbiamo tante cose importanti, ma su questo argomento dobbiamo essere molto chiari. Saluto anche Peppe Leotta, Mirko Dentici, Angela Bardini, Endri Bullo. Giustamente scrive Endri Bullo, non so se è il tuo vero nome o è un nome d'arte. Questi cambia casacca fanno male al no, questa questione dei cambia casacca deve essere rivolta, lo dice anche Angela Bardini, lo dice Loredana Luciani e tanti altri. Saluto anche Ciro. I lavoratori tutti, aiutiamo Ciro, santo Dio, abbiamo ieri sbloccato la situazione per 24.000 dei 40.000 lavoratori stagionali che erano rimasti esclusi dagli aiuti di Stato, ne abbiamo sbloccati 24.000, cioè per quei 24.000 l'INPS pagherà direttamente, per gli altri 16.000 stiamo studiando, ma credo che basti mandare una lettera, una mail con la variazione del codice perché anche gli altri 16.000 prendano i soldi. Vi assicuro che si sta lavorando senza sosta e ringrazio il ministro Nunzia Catalfo perché un ministro non sempre è disponibile, invece è una persona alla quale io cerco di disturbare il meno possibile, ma quando capita che la debba chiamare per alcune cose, come è stato grazie anche alle segnalazioni di Francesco Burgio, Giuseppe Leotta e Alessandro Curreri e all'aiuto di Riccardo Mureddu, abbiamo chiamato la ministra e lei con grande disponibilità ci ha ascoltato per risolvere proprio il problema degli stagionali, così come delle persone che percepiscono pensioni di disabilità. Insomma, vi assicuro che persone del movimento che lavorano per i cittadini, ce ne sono tante, si cerca di fare il possibile in un momento chiaramente difficile. Si cercherà anche di sfruttare questi soldi che per la prima volta nella storia l'Unione Europea elargisce in maniera così massiccia, una parte importante in maniera così massiccia a fondo perduto, è il primo paese beneficiario, se tutto va bene, naturalmente aspettiamo il Consiglio Europeo, però diciamo al momento, per quelle che sono state le deliberazioni prima delle indicazioni del Parlamento, la deliberazione della Commissione, al momento è l'Italia per la prima volta nella storia. Adesso iniziamo davvero a parlare di questi argomenti. Vi chiedo a tutti voi, saluto Maria Di Quattro, Domenica Attanasio, saluto Vittorio Franca, Marianna Vivenzio e tutti, Miriam Pesaresi. No, Miriam Pesaresi, ecco, Miriam Pesaresi, sono venuta a tirarti un po' di merda addosso. Mi piacevi per questo ti odio adesso. Sei un traditore, vediamo cosa ha scritto, purtroppo l'ho perduta. Insomma, c'è una ragazza, si chiama Miriam, una signora, una donna, non lo so, Miriam Pesaresi che mi sta insultando. Cara Miriam, immagino che tu ce l'abbia, credo di aver capito dicendomi traditore, con un'altra persona che si chiama Giarrusso pure lui, ma non sono io quello che ha lasciato il Movimento 5 Stelle, non sono stato espulso, non faccio cose strane, non posto cose strane. Sono rimasto grillino, sono rimasto con il Movimento 5 Stelle. Allora, prima di iniziare, vi chiedo a tutti voi, a Rita Lupo, a Francesco Spada, all'Angela Giammona, eccetera, e adesso parleremo anche di queste codici Ateco per i stagionali, di condividere questa diretta, se ne avete piacere, e di diffondere il più possibile le cose che diciamo durante queste dirette, anche grazie a voi, al vostro aiuto, alle vostre richieste, alle vostre domande, perché è importante che, come dire, un'informazione libera, quantomeno, magari fallibile, ma libera, circoli, perché l'altra cosa di cui parleremo oggi è il fatto che in televisione, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, ma l'altro giorno, martedì, a Piazza Pulita c'è stato proprio il record del mondo con Formigoni, che Formigoni, condannato in forma definitiva per ruberie nella sanità, parlava di sanità. Parlava di sanità con anche una certa arroganza, una certa sicumera. Io non ce l'ho fatta a vederlo tutto. Ne ho guardato un pezzettino, poi ho detto no, meglio che
Non ce la faccio, sinceramente. Non accetto che queste persone condannate per vari reati, ed ecco qui il libro di cui vi ho parlato diverse volte, il libro di Enrico De Aglio, Patria, questa è l'edizione 78-2010, ci racconta chi era Martelli, chi era Formigoni, chi è stato Cirino Pomicino, chi è stato Andreotti, eccetera, eccetera. Siamo 2100, quindi possiamo iniziare davvero. Allora, parliamo per prima cosa del problema dei siciliani usciti, di questa scissione dentro il Movimento 5 Stelle siciliano. È un dolore per me, lo dico molto sinceramente. Nel 2017, fine 2017, elezioni regionali, il Movimento 5 Stelle in Sicilia prende il massimo dei voti. Credo della storia di qualunque elezione regionale per il Movimento 5 Stelle, si avvicina, arriva molto vicino alla vittoria, prende, se ben ricordo, il 36-37% dei voti, viene battuto da Musumeci, forse anche perché il PD aveva candidato un candidato molto debole, perché forse voleva aiutare Musumeci, e perché Claudio Fava, candidandosi alla presidenza contro il candidato del 5 Stelle Cancelleri, in qualche modo toglie voti, diciamo, di protesta al movimento, viene eletto come consigliere regionale, come deputato regionale, ma non fa vincere, contribuisce alla mancata vittoria del movimento, che è una mancata vittoria. Ma la prima forza politica dell'isola è nettamente il Movimento 5 Stelle. Non elegge il presidente, ma elegge ben 20 deputati regionali su 70, pensate. Quindi quasi un terzo dei deputati regionali sono del Movimento 5 Stelle. Era una enorme investitura di fiducia da parte dei siciliani per il movimento, era la dimostrazione che il movimento era ed è ancora, a tutte le elezioni lo è stato, la prima forza politica della Sicilia, e naturalmente è stato l'avvio di quella grande vittoria che poi c'è stata pochi mesi dopo, nel marzo 2018. Cosa è successo in questi anni, 2 anni e mezzo, alla regione? Ci sono stati problemi, ci sono state litigate, ci sono state difficoltà nel gestire questa grande forza di opposizione. Dovevamo essere la prima forza di opposizione e lo siamo stati per certi versi, perché alcune delle cose che hanno fatto questi 20 sono state ottime e alcuni di loro li ritengo degli eccellenti deputati regionali, ma allo stesso tempo non si può negare che ci sono state delle tensioni e dei problemi e che queste tensioni e questi problemi oggi portano non so, vabbè, non riesco più a seguire i troll, scusate, ogni tanto li guardo e mi distraggono. Questi problemi oggi hanno portato a una scissione. È una scissione clamorosa perché è la prima volta che davvero qualcuno crea un gruppo con un certo peso, perché 5 deputati regionali comunque sono tanti. Adesso non so a memoria quante ne abbia Forza Italia, quante ne abbia Fratelli d'Italia, ma insomma, sono tanti ed è un grande peccato averli perduti. Nel frattempo, cosa era successo? Giancarlo Cancelleri era stato nominato vice ministro, quindi aveva lasciato il suo seggio al Parlamento regionale, era diventato vice ministro e aveva lasciato anche la carica di vicepresidente dell'ARS, dell'Assemblea regionale siciliana. Cosa ha significato questo? Dovevamo eleggerne un altro, bisognava eleggere un nuovo vicepresidente dell'ARS. Il gruppo parlamentare all'ARSA, all'Assemblea regionale siciliana, aveva designato Francesco Cappello, un deputato regionale della provincia di Catania, di Caltagirone, della zona di Caltagirone, Francesco Cappello, che poi non è stato eletto, non è stato votato, perché tutta l'altra parte, diciamo il centrodestra, Musumeci, il PD, eccetera, hanno scelto di eleggere Angela Foti, che è una deputata sempre del Movimento 5 Stelle. Già questo è stato un primo campanello d'allarme, perché poi qualcuno ha chiesto ad Angela Foti di dimettersi. Angela Foti non si è dimessa, è stata eletta legittimamente, anche se il candidato scelto dal Movimento era un altro. Ma insomma, da lì si sono, come dire, evidenziate in maniera abbastanza lampante per la prima volta delle spaccature. E per me le spaccature sono sempre un problema. A me la diversità piace molto, ma le spaccature no.
Cosa significa la diversità? Io penso che bisogna avere libertà di pensiero, che bisogna avere libertà di opinione, di parola all'interno di una forza politica, naturalmente sempre rispettando i nostri valori. Se qualcuno dice io amo i tangentisti o io non voglio fare la lotta alla mafia oppure non lo so, io voglio schiavizzare i lavoratori, precarizzare tutti, l'acqua non deve essere pubblica, ecco, allora non fa parte del Movimento 5 Stelle, deve proprio andare a casa, anzi andare a fanculo. Ma in questo caso il problema è stato un altro, è stato un problema di difficoltà interne fra membri del movimento, fra portavoce del movimento. E questo è un problema grandissimo. È un problema grandissimo perché il tipico guaio che accade e che ultimamente sta accadendo molto spesso e che tende a indebolire il Movimento 5 Stelle. Solo che io stesso non avevo mai immaginato che si potesse arrivare a questo, cioè alla creazione di un gruppo figlio di una scissione interna al movimento. Non dobbiamo avere paura di dire la verità. È una scissione interna al Movimento 5 Stelle della Sicilia. Ho sempre pensato che chi va fuori dal Movimento 5 Stelle non ha nessun futuro, nessuna speranza. Io ho sempre pensato. Anzi, non l'ho solo pensato, l'ho anche detto. E chi viene eletto, dove sta? Perché c'ho, no, questa, aspetta, vediamo se si può cambiare. No, non si può. Volevo vedere se si potesse cambiare la visualizzazione, mettere in. Vediamo se si può fare. Vediamo, spero di non fare danni. No, lasciamo perdere. Va. Allora, scusate, faccio degli esperimenti perché mi sono connesso con il computer per la prima volta. Dicevo. Vedete, quando uno viene eletto con questo simbolo, ne abbiamo parlato tante volte, anzi adesso vi prendo una cosa divertente. Vi prendo un piccolo regalo. Voglio salutare tutti gli amici di Canicattì, perché vedete, l'ultima volta che sono stato a Canicattì con gli attivisti, mi hanno regalato questo, c'è una calamita dietro, si può incollare al frigorifero. Gli amici di Canicattì mi hanno regalato questo piccolo simbolo, questa calamita da mettere nel frigorifero con il simbolo, vedete, del Movimento 5 Stelle. Quando io sono stato eletto, quando tutti quelli che sono portavoce del Movimento 5 Stelle sono stati eletti, c'è stato qualcuno che ha messo una bella croce sul simbolo del movimento. Questo qualcuno non deve dimenticare che è stato eletto grazie a questo simbolo. Non lo deve dimenticare nessuno, perché senza questo simbolo nessuno di noi avrebbe avuto la possibilità, l'onore di rappresentare i cittadini, di diventare portavoce. È chiaro? Allora è vero che i parlamentari regionali, così come noi parlamentari europei, prendiamo i voti di preferenza. Quindi, se qualcuno ha preferito Dino Giarrusso a un altro candidato, all'interno del 5 Stelle ha potuto scrivere il nome Giarrusso, ha scritto il nome Foti, ha scritto il nome Pagana, ha scritto il nome Mangiacavallo e così via. Ma sempre all'interno di questo simbolo. E cosa abbiamo detto noi per tanti anni? Ricordiamocelo insieme. Cosa abbiamo detto per tanti anni? Chi esce dal movimento perché non è d'accordo, perché si sente migliore, più grillino, più quello che ti pare, deve dimettersi dalla carica. Se no è un voltagabbana. Vi ricordate di questa nostra battaglia per addirittura qualcuno, ed è anche una battaglia un po' come dire, ambiziosa, voleva cambiare la Costituzione e inserire il vincolo di mandato per gli eletti. Quindi, se sei eletto con questo simbolo, devi rimanere con il Movimento 5 Stelle. Se vuoi andare altrove, ti vuoi fare un partito tuo, vuoi andare nel PD, vuoi andare nella Lega, vuoi andare in Forza Italia, vuoi andare dove te pare a te, devi dimetterti dalla carica, devi lasciare la poltrona. E la poltrona è anche lo stipendio. Perché le poltrone portano uno stipendio per quel che riguarda i regionali, i nazionali e gli europei e qualche sindaco di qualche grande città. Ok? Mentre i consiglieri comunali, poracci, insomma, bene o male, non prendono uno stipendio, soprattutto nei piccoli comuni, i regionali, i nazionali e gli europei prendono uno stipendio. Quindi alla poltrona corrisponde stipendio. Ora, se a te non piace più il Movimento 5 Stelle, ma quando eri nel Movimento 5 Stelle, fino a poche settimane fa, dicevi: chi se ne va deve lasciare la poltrona, si deve dimettere dal Senato. Beh, si deve dimettere dal Senato, si deve dimettere dalla Camera, si deve dimettere dal Consiglio Comunale, dove te pare a te.
Se quello era quando lo chiedevamo agli altri, io dico che se sei eletto con questo simbolo e questo simbolo non ti piace più, non ti trovi più bene, dovresti lasciare la poltrona. Non mi sembra difficile come spiegazione, mi sembra razionale. Allora a me mi dispiace moltissimo che sia successo questo, sia perché quando il Movimento 5 Stelle perde una forza così grande, 5 deputati regionali, e rende molto più difficile il compito di opposizione, con un quarto dei suoi eletti che se ne vanno, già mi dispiace in assoluto. Ma mi dispiace ancora di più perché almeno due di questi 5 eletti sono due persone che io stimo moltissimo e con cui ho avuto un rapporto personale, in particolare con Angela Foti, che è della provincia di Catania, ma anche con Valentina Palmeri, che è della provincia di Trapani, ma ha fatto un grandissimo lavoro, tutto quel lavoro sull'eolico che poi ha messo in luce anche in qualche modo l'influenza di Matteo Messina Denaro su quell'affare eolico, la Lega, i contatti della Lega Nord con il prestanome di Matteo Messina Denaro sono purtroppo contatti reali e grazie anche al lavoro di Valentina Palmeri sono venuti fuori. Quindi che una persona come lei lasci il Movimento 5 Stelle non può che addolorarmi, per essere chiari. Allo stesso modo, anche a una persona come lei chiedo, ma se abbiamo sempre chiesto a chi lasciava il Movimento di lasciare anche la poltrona, come mai questa poltrona non la state lasciando? Perché non è una domanda retorica, non c'è, come dire, odio, rabbia da parte mia, assolutamente no. Io posso capire benissimo, molto più di altri, cosa significa essere osteggiati anche all'interno del movimento. Vi assicuro che lo posso capire come forse nessun altro in Italia, perché è capitato anche a me. Ma io non ho abbandonato il movimento, non ho strillato alla luna, perché penso sempre che andare via, lasciare il movimento, significa indebolire non tanto il movimento stesso, il gruppo all'Ars, il gruppo al Senato, alla Camera, in Europa, dove ti pare. Significa indebolire l'Italia. Significa indebolire l'Italia, perché solo facendo o un'opposizione forte, dove siamo all'opposizione, o una forza di governo responsabile, che ottiene, che fa cose come il reddito di cittadinanza, che fa cose come quelle che sta facendo adesso Conte, noi possiamo cambiare in meglio il paese. Se noi ci spezzettiamo fra di noi, non è che ci vuole uno scienziato della politica, fra l'altro, se ci spezzettiamo in mille micropartitini, micro fazioni che litigano uno con l'altro, quello non parla con quell'altro, quello sparla di quell'altro, quello vota contro perché si sente migliore degli altri, quell'altro vota contro perché ha un'idea migliore di tutte le altre, quell'altro vota contro perché no, è il movimento che ha tradito se stesso. Tutte queste pippe, ragazzi, ci fanno solo che male. E quando poi un gruppo si spacca così, noi, tutti noi, abbiamo perso una battaglia importante. Abbiamo, cioè, siamo sconfitti. Ecco, siamo sconfitti. Dice Ruggero Albanese, che saluto, usano il movimento per fare carriera. Giovanni Grasso nell'esempio lampante. Chi è Giovanni Grasso, per chi non lo sapesse? Era il candidato del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e poi, oddio, scusate. Era il candidato 5 Stelle, scusate, a sindaco di Catania, non al Parlamento europeo, lì c'ero io. Era il candidato 5 Stelle a sindaco di Catania che ha attaccato con molta violenza in una telefonata la nostra Lidia Adorno. Peraltro, lui stesso ha girato quella telefonata, quindi è stata una cosa un po' strana per non dire altro. E poi se n'è andato dal movimento. Questa cosa qui, francamente, mi dà fastidio. Mi dà fastidio, mi dà amarezza, perché noi dobbiamo ricordarci che siamo là, scusate, cerco di piazzarmi così riesco a leggere meglio i vostri messaggi. Oggi sono un po' con una connessione di fortuna. Noi dobbiamo sempre ricordarci che siamo lì grazie al simbolo del movimento. Questa qui è la spillina che io portafortuna, che porto sempre con me nella mia giacca, ma questo qui è il simbolo, vediamo se si vede bene, che abbiamo votato, sul quale abbiamo messo una bella X. Non c'è la scritta Canicattì, questa me l'hanno dato gli amici di Canicattì, però insomma il simbolo è questo qua. E a me, francamente, che qualcuno che è stato eletto con questo simbolo, che ha significato lotte in Sicilia, questo simbolo ha significato, e non soltanto in Sicilia, anche in alcuni casi, isolamento, nel senso che vedete, vediamo così, bisogna angolarlo così, se no prende la luce e non si vede bene. Questo simbolo ha significato isolamento, ha significato un costo, perché siccome in Sicilia il Movimento 5 Stelle si è opposto alla classe dirigente storica
con legami in alcuni casi anche con la mafia, con legami col clientelismo, con legami con i posti di lavoro dati agli amici degli amici, la regione con più dipendenti, credo che sia l'ente pubblico con più dipendenti in Europa, se non addirittura nel mondo, la regione siciliana, in proporzione al numero degli abitanti, ha un'enorme quantità di dirigenti, la maggiore quantità di dirigenti in percentuale rispetto agli impiegati d'Italia, sicuramente, forse d'Europa. Questa è la regione siciliana, un enorme carrozzone di clientelismo. Noi alla regione siciliana, in Sicilia, e non soltanto, perché lo posso dire anche qui con i miei amici del Lazio, della Liguria, del Piemonte, della Sardegna, di tantissime regioni, della Puglia, di tantissime regioni italiane, essere grillino, essere del movimento, è costato. Anche solo dire di averlo votato, anche solo andare a fare i banchetti, anche solo scriverlo su Facebook, vi sembrerà assurdo quello che io vi dico, ma quando io lavoravo nel cinema, il fatto che io avessi aderito al movimento e che lo sponsorizzassi palesemente su Facebook perché volevo, perché ero d'accordo con le cose che diceva Grillo, che dicevano Di Maio, Di Battista, Nicola Morra, le persone che c'erano all'inizio, che io avevo votato con il mio voto nel 2013 in Parlamento. Ebbene, il solo fatto di sponsorizzare, diciamo, di approvare questi contenuti e di scriverlo su Facebook, sto dicendo sui social, io uso fondamentalmente solo Facebook, mi costò tantissimo. C'erano dei colleghi che mi chiamavano e dicevano: "Ma sei pazzo? Ma perché fai questa cosa? Ma non ti conviene, ma perché ti schieri? Questa cosa che ti schieri, ma dobbiamo essere attenti perché poi magari il produttore di quel film piglia i soldi perché piglia il contributo dello Stato, perché poi c'è il ministro che è di quel partito e poi dice: "Ah, perché Giarrusso è così aggressivo contro il governo, contro il PD, contro Forza Italia, contro..." Cioè, a me mi dicevano queste cose, io dicevo: "Ma che siete deficienti? Sto scritto su Facebook, non è che ho fatto un atto di terrorismo." Dice: "Ma sai, 5 Stelle sono 5 Stelle sono barbari, sono fascisti, sono comunisti, sono estremisti, sono pazzi, sono una setta, sono antiscientifici. Grillo è un pazzo, Grillo è un fascista, Grillo è un maleducato, Grillo è un nazista, Grillo è di qua, Grillo è di là." Rompevano tutti i coglioni, e più mi rompevano i coglioni, più io mi sono convinto che fosse nel giusto essere grillini, ma non per essere bastian contrario, ma perché effettivamente ho capito presto che quelle rotture di coglioni erano dovute al fatto che stavamo toccando, come dire, mettendo il coltello in una piaga purulenta. C'è qui Stefano Sarcinelli, che spesso segue le mie dirette, che è un attore, un amico, una persona che sa perfettamente che il mondo dello spettacolo in Italia ha in qualche modo, è stato in qualche modo, come dire, monopolio di alcune forze politiche, storicamente. E se tu non eri di quella forza politica, che fa? Non dovevi lavorare per questo? Ma che cosa siamo? In una dittatura? In un mondo, come dire, in cui non c'è, non siamo in una repubblica dove c'è la libertà di pensiero, di opinione, di parola e di voto? Sì, siamo in una repubblica dove c'è questa libertà. Eppure vi assicuro che è costato tanto anche a un semplice simpatizzante in un primo momento, prima di diventare attivista come me, ed è costato tanto a tantissimi attivisti della mia isola. E non è che questa cosa è una cosa del passato, perché io quest'estate, dopo essere stato eletto, ho fatto, come vi ho detto, tanto chi sta in Sicilia e in Sardegna lo sa, ho girato tantissimo con gli attivisti, con i cittadini. A un certo punto siamo andati a Lipari a fare un incontro con i nostri attivisti dell'isola di Lipari. Ero con Angela Raffa, lo ricordo benissimo, e incredibilmente, voi non ci crederete, ma incredibilmente ci sono state delle persone che ci hanno detto che sarebbero venute e poi ci hanno scritto, mandato messaggini dicendo: "Io ho paura, perché si è sparsa la voce che c'è questa riunione, anche se è in una casa privata. E se sanno che io sono venuta, poi al lavoro mi fanno problemi." Io ho detto: "Ma che lavoro fai?" dissi a questa persona. E lei mi disse: "Lavoro, non vi dico dove, ma un impiego pubblico. Stiamo parlando di un dipendente pubblico a tempo indeterminato. Pensate il livello di pressione che ci può essere in Sicilia e di paura nei confronti della politica del Movimento 5 Stelle." Questo era il livello. Ebbene, tutto questo è costato sacrifici. Questo simbolo, grazie al quale siamo stati eletti, è costato a chi lo ha portato avanti sacrifici, isolamento in alcuni casi. E allora a me, francamente, mi addolora che qualcuno che è stato eletto grazie a questo simbolo si va a fare un partitino.
non, e lo dico veramente, ripeto, con la stima che ho per alcuni di loro, con il rispetto, con l'affetto che si era creato anche. Però non è corretto, perché noi abbiamo sempre detto agli altri, se lo fate, va bene, dimettetevi. E mi stupisce, sapete cosa mi stupisce? Che c'è stato qualcuno in questi mesi, nei mesi scorsi, di noi del Movimento 5 Stelle, che quando, per esempio, Fioramonti, che è stato un mio caro amico, ha deciso di dimettersi, secondo me sbagliando, io ho sempre detto che Lorenzo Fioramonti ha sbagliato nei tempi e nei modi, perché una persona così valida, una persona con un bagaglio scientifico di intelligenze così importante e prezioso, avrebbe potuto fare tantissimo ancora come ministro e come deputato del Movimento 5 Stelle. Ha commesso un grandissimo, grandissimo errore. Gliel'ho detto in maniera personale, privata e pubblica. L'ho detto tutte le volte che mi è stato chiesto. Ha sbagliato Fioramonti? Sì. A quel punto si sarebbe dovuto dimettere da deputato? Sì. L'ho detto e lo ribadisco. Peccato però che ci sono dei nostri che quando Fioramonti ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle, gli hanno scritto che era il male assoluto, che questi miracolati che arrivano in Parlamento grazie al Movimento e poi restano là e non si dimettono. Io mi chiedo a questi signori, a questi moralisti interni che abbiamo, ma come mai state zitti adesso che cinque siciliani, fra cui alcuni vostri cari amici, se ne sono andati dal Movimento? Avete cambiato idea? Oppure quello che vale per Fioramonti non vale per Tancredi? Quello che vale per Fioramonti non vale per Mangiacavallo. Quello che vale per X non vale per Y. Perché questo è l'opposto del Movimento 5 Stelle, della nostra filosofia di vita, per cui uno vale uno, per cui le regole vanno rispettate. Io vorrei capire cosa sta succedendo e vorrei davvero che prendessimo in mano nuovamente questo movimento e lo consegnassimo mani e piedi agli attivisti, gli dessimo più forza, più potere, più potere decisionale, più potere di indirizzo. All'inizio del movimento ogni 6 mesi c'era un recall per tutti i candidati, per tutti gli eletti che dovevano parlare agli attivisti di quello che avevano fatto, si sottoponevano in qualche modo al giudizio degli attivisti. All'inizio ogni tot mesi c'erano che addirittura i collaboratori venivano ruotati o venivano messi in discussione per poi eventualmente essere riconfermati. C'erano delle cose che davano ai nostri elettori, ai nostri cittadini, ai nostri attivisti un rapporto più diretto con gli eletti. Io credo che questo debba essere di nuovo la nostra filosofia di vita, quantomeno, e che dobbiamo andare agli Stati Generali capendo che in questo modo noi rischiamo di o rovinare o bruciare o anche semplicemente rendere molto meno incisiva la più importante esperienza politica del dopoguerra in Italia. La più importante, l'unica esperienza politica davvero dal basso, davvero fatta di cittadini, davvero, come posso dire, autentica perché non legata né a sovrastrutture ideologiche, né a soldi, a sedi di partito, a clientele, ad amicizie. Sapete che i costruttori in Italia hanno sempre influito sulle elezioni, i palazzinari, i grandi imprenditori, le banche, i petrolieri. Noi non abbiamo mai avuto voti da queste categorie, mai, mai. Ci sono degli imprenditori vicini al movimento, ma in maniera assolutamente trasparente, perché vorrebbero un'amministrazione più trasparente. Non abbiamo mai avuto le lobby con noi. Abbiamo avuto l'unica lobby che abbiamo avuto è quella dei cittadini. Ed era la migliore, l'unica lobby bella che esista, una lobby buona, ecologista, attenta al bene comune, attenta alla trasparenza, all'onestà, schifata dai comportamenti di chi piglia le tangenti, di chi ha rovinato questo paese. Quindi, sinceramente, quello che è successo oggi in Sicilia mi addolora moltissimo e mi addolora due volte, perché parliamo di persone, appunto, in buona parte molto stimabili, però, porca miseria. Così ci facciamo del male e ci facciamo del male da soli. E non capisco per quale ragione, quando lo facevano altri, dicevamo che bisognava lasciare la poltrona, e poi quelli che dicevano ad altri, se vi dimettete lasciate la poltrona, adesso non hanno la minima intenzione di lasciare la poltrona e si fanno il loro partitino. Al di là se abbiano ragione o torto su quello che è avvenuto, io non ho mai messo in discussione le ragioni dell'una o dell'altra parte. Sia chiaro, perché non so, magari hanno ragione quelli che sono andati via, non lo voglio, non lo so. E non ho sufficiente notizie per saperlo, perché devo credere a entrambe le versioni dei fatti. Quindi io credo che ci sono delle persone
addolorate, che non sono riusciti a dare quello che avrebbero voluto all'interno del movimento. Questa cosa ci credo. Non entro nel merito della diatriba. Io però sul risultato finale sì, ci devo entrare, perché l'abbiamo sempre chiesto di non dimettersi, di non di dimettersi se non stai più nel movimento e se stai eletto col movimento. Scusatemi. Ed è la prima, in assoluto, la prima volta che un gruppo così corposo del movimento se ne va da un'altra parte. E mi chiedo, davvero, perché siamo arrivati a tutto questo? Ok, scusatemi, questo è stato uno sfogo. Non riguardava solo la Sicilia, attenzione, non riguardava solo la Sicilia, perché quello che è successo in Sicilia, se noi non riusciamo a autogestirci meglio, ad essere più vicini agli attivisti, ad avere come dire, una direzione reale della grande forza che è diventata nel frattempo il movimento, delle grandi responsabilità che abbiamo di governo centrale, di opposizione in alcune regioni, di governo di alcuni comuni importantissimi, di diciamo, forza decisiva in Europa, tanto che abbiamo votato la von der Leyen. Abbiamo delle grandi responsabilità e non possiamo bruciare queste grandi responsabilità con diatribe e liti intestine che ci stanno facendo malissimo. Quindi ho parlato della Sicilia perché è successo in Sicilia, ma riguarda tutti, riguarda tutta l'Italia e riguarda non soltanto il Movimento 5 Stelle, riguarda la politica. Si fa politica per il bene dei cittadini o si fa politica per carriera? Noi abbiamo sempre voluto la politica per il bene dei cittadini. Quattro dei cinque che sono fuoriusciti sono al secondo mandato e mi auguro che non siano fuoriusciti per farne un terzo e mi auguro che nessuno di quelli eletti con il Movimento 5 Stelle voglia fare un terzo mandato e per tre mandati avere uno stipendio, perché questo è contrario ai nostri principi, che sono esattamente quelli di non diventare mai politici di professione. Allora, parliamo d'altro, poi magari risponderò anche alle vostre domande su questo. Sinceramente, io sono parliamo di quello che sta succedendo invece in Europa. Come avete visto, abbiamo questa possibilità, che dovrà essere confermata dal Consiglio europeo, una grande vittoria di Giuseppe Conte, che ne dicano alcuni commentatori da una parte o dall'altra o anche dall'altra ancora, purtroppo, e al di là delle chiacchiere e dei distintivi, noi una realtà ce l'abbiamo, che Giuseppe Conte è l'autentico vincitore di questo round, diciamo, di questa battaglia, che non è la guerra finita, ma è una battaglia importante, perché l'Italia è quella che ha avuto più di tutti e buona parte di questi soldi sono a fondo perduto. Cosa sta succedendo in Italia? Perché una volta che Giuseppe Conte ha vinto meritoriamente questa battaglia, sta succedendo che in tantissimi devono raccontare una storia falsa per sminuire il successo di Giuseppe Conte. E quindi cosa si dice? No, in realtà non sono 173 miliardi, mettiamo più di quello che prendiamo. Falso, proprio totale. Finora abbiamo sempre messo più soldi di quelli che abbiamo preso. Siamo un contributore netto, sempre. Grazie alla pessima gestione dei nostri rappresentanti nelle alte sedi europee e anche grazie alla scarsa capacità di spendere i fondi europei. Finora abbiamo sempre messo di più di quello che abbiamo preso. Siamo in passivo con l'Europa. Ci è costata più di quello che ci ha dato. Sarebbe la prima volta in cui questo si ribalta. Quindi prima grande vittoria di Conte. Seconda bugia che si dice, attenzione perché dicono queste bugie. Dice no, perché in realtà di questi 173 miliardi noi ce ne mettiamo una parte che è maggiore dei 173. No, noi come tutti i paesi mettiamo sempre dei soldi in Europa, tutti gli anni. Ma questo finanziamento straordinario non ha a che vedere con i soldi che noi normalmente mettiamo in Europa. Ed è distribuito in maniera percentuale molto diversa, perché l'Italia non è il paese più popoloso d'Europa, eppure è quello che prende più soldi di tutti. Quindi si è fatto un ragionamento intelligente legato ai danni che il coronavirus ha portato in determinati paesi e questa è una seconda vittoria. Potevamo avere meno, invece abbiamo avuto più. Terza vittoria importante che non è il MES, con le condizionalità tipiche del MES e il rischio di arrivare alla mitica troica che viene e ci distrugge come ha fatto in Grecia, o ci condiziona e ci dice dovete tagliare la sanità, dovete tagliare la scuola, questo e quello. Per fortuna non abbiamo neanche questo problema. Chiaramente l'Europa vuole sapere come spendi quei soldi, vuole che quei soldi vengano spesi
almeno in parte per determinate categorie. C'è il discorso della tutela dell'ambiente, che poi, come ho spiegato ieri a Sky, è anche tutela del lavoro, perché sapete quanti posti di lavoro perdiamo per i cambiamenti climatici? Tante stazioni sciistiche che chiudono, per esempio nel turismo, tante località che si avviano alla desertificazione, cioè in una parte anche dal centro Sicilia, vicino Enna, Centuripe, eccetera, c'è il rischio di desertificazione e questo significa problemi enormi per l'agricoltura, la siccità crea problemi all'agricoltura, i cambiamenti climatici creano problemi alla pesca perché il Mar Mediterraneo sta peggio. Quindi cambiare passo, oltre a fare bene alla nostra salute, l'ambiente, fa bene al lavoro, crea molti posti di lavoro. Riassicura uno sviluppo futuro. Se torniamo ad avere determinate caratteristiche anche meteorologiche in Italia, staremo meglio noi e staranno meglio molti settori, cioè appunto il turismo, l'agricoltura, la pesca, alcuni settori dell'industria, della trasformazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un programma ambizioso, ma non è il MES, non ha la condizionalità che può significare che arrivi qualcuno di straniero e dica a noi come dobbiamo governare. Perché quella è la differenza del MES, capite? Questa qui non è il MES, questa qui è su questi soldi, solo su questi che ti stiamo dando, noi vogliamo sapere come li spendi e vorremmo che tu li spendessi tenendo conto di questo, questo e questo. E se anche noi volessimo spendere, ascoltate questo ragionamento perché è fondamentale. Loro ci danno 173 miliardi, ci chiedono di fare determinati investimenti. Qualcuno dice, per esempio l'ha detto Di Maio e l'ha detto anche Letta, Enrico Letta, perché non tagliamo il cuneo fiscale con questo? E qualcuno dice, non lo puoi tagliare il cuneo fiscale perché non fa parte degli strumenti previsti con questi soldi. E invece sì, perché se tu hai quei soldi per fare altre cose, con i soldi che avresti speso tuoi per fare altre cose, tagli il cuneo fiscale. Non ci vuole Salomone o un genio per capire questo. Basta ragionare. Se l'Europa ti dà dei soldi in più, chiaramente, se anche ti dice questi soldi li devi usare per quella cosa lì, tu dici va bene, i soldi che mi dai tu li uso per quella cosa lì. E i soldi che io avrei speso per quella cosa lì, li uso per tagliare le tasse sul lavoro, per esempio. Quindi è un contributo molto importante che ti dà molta maggiore libertà di altri strumenti obsoleti come il MES, che non ci piacciono, che abbiamo sempre detto non ci piacesse. Purtroppo la stampa italiana continua a raccontare tutte queste balle su Conte, sul merito di Conte. La Meloni cerca di prendersi il merito, la Meloni, che in Europa non tocca palla. Voi dovete sapere, se non ve l'ho detto bene, ve lo ridico, che la Lega e Fratelli d'Italia in Europa non toccano palla, mentre il movimento Forza Italia e il PD hanno in qualche modo una loro forza perché Forza Italia sta nel Partito Popolare, quindi ha pochi rappresentanti, però sta in un grande gruppo. Il PD sta nel Partito Socialisti Democratici Europei, quindi sta in un grande gruppo. Il Movimento non sta in nessun gruppo, ma è stato decisivo per la von der Leyen e ha 14 elementi, quindi ha un certo peso. La Lega, che è la prima delegazione di tutta Europa, è il partito di tutta Europa che ha più parlamentari europei, sappiate che è la Lega. Ma siccome è alleata con la Le Pen, sta in un gruppo con degli alleati che fanno vomitare, praticamente non tocca palla. Cioè la trentina di parlamentari europei della Lega non hanno nessun risultato, perché stanno in un gruppo che è visto come il fumo negli occhi in Europa. La stessa cosa per Giorgia Meloni, che sta in ICR, Conservatori Riformisti Europei, e loro stanno in questo gruppo e anche loro non toccano palla nelle commissioni, in Parlamento, eccetera. Tutte le cose che propongono vengono bocciate sonoramente da tutti gli altri. Nel caso del Recovery Fund, addirittura loro, con un voto folle, non hanno neanche votato per averlo il Recovery Fund. Quindi, i loro alleati hanno parlato malissimo del Recovery Fund dicendo che è un suicidio politico e quei soldi all'Italia non bisogna darglieli. Allora, Meloni e Salvini avrebbero dovuto dire: col cazzo, scusate, cari alleati, ci dissociamo, noi quei soldi li vogliamo, grazie Conte che hai ottenuto questo. Invece loro cosa hanno detto? Sugli alleati sono stati zitti perché non c'è un giornalista italiano che gliel'ha chiesto. Ma voi come potete stare alleati con gente che odia l'Italia e fate i patrioti, la bandiera, la bandierina, il tricolore? Come fate se state con gente che odia l'Italia? Nessuno gliel'ha chiesto perché siamo il paese dei giornalisti peggiori del mondo, ok? Ma l'altra cosa che avrebbe dovuto chiedergli è: ma come vi permettete di dire
che avete ottenuto i recovery fund, quando la trattativa l'ha portata avanti Conte, la von der Leyen l'hanno votata i 5 Stelle e voi no, anzi l'avete contestata. La von der Leyen che ci sta dando 170, ci sta concedendo una linea di credito, poi, non so, una linea di credito, una parte a fondo perduto, ci sta concedendo un progetto che porta l'Italia a 173 miliardi di euro e l'hanno votata i 5 Stelle, non voi. Al governo c'è Conte, non voi. Non avete appoggiato, non avete manco votato per i recovery fund. Ma come vi permettete di dire che avete un mezzo centimezzo grammo di merito in questo successo? Questa cosa non l'ha detta nessun giornalista. Anzi, la Meloni ha fatto questa intervista, e per cui ieri io poi ho rilasciato questa dichiarazione, dicendo che era merito loro. Ed è imbarazzante questa cosa qui. È vergognosa, è triste, è squallida, perché è falsa. Vedete, prima abbiamo parlato dei nostri, visto che si è connessa Angela Foti, che saluto. Abbiamo parlato dei nostri deputati dell'ARS che hanno fatto un gruppo a sé. Ho già detto tutto su quello, però loro non hanno detto il falso, non hanno fatto i falsi. Secondo me hanno sbagliato totalmente, lo ripeto, lo ribadisco così lo sentono tutti chiaramente. Abbiamo sempre detto che se non ti piace più il movimento, ti dimetti dalla tua carica e fai poi il gruppo che vuoi, alle prossime elezioni ti presenti e magari prendi un sacco di voti. Lo abbiamo sempre detto noi, agli altri l'avremmo dovuto fare, anche quelli di noi che non sono contenti del movimento. Questo è il mio pensiero e può essere, non mi pare però campato in aria, mi pare che sia il pensiero del movimento. Ma certamente quelle persone che hanno fatto questa scelta, oggi hanno fatto la conferenza stampa, l'hanno fatta davanti a tutti. Io credo che molti dei nostri attivisti siano dispiaciuti, delusi, soprattutto da alcuni molto bravi di loro, però nella vita ognuno si prende le sue responsabilità. Ma che Giorgia Meloni mi venga a dire che o Matteo Salvini, che queste misure sono merito loro. Ma è una cosa che in nessun paese del mondo, nessun politico potrebbe dire, perché negli altri paesi avrebbe un giornalismo che direbbe: ma che cazzo sei, cretina? Cioè, gli riderebbero in faccia i giornalisti, capisci? Gli riderebbero in faccia, e in Italia glielo fanno dire e non battono ciglio. E a proposito di giornalismo spazzatura, c'è un'altra cosa importante che vi voglio dire. Che ho due cose, anzi, la prima è questa. Oggi il giornale, quella schifezza che si chiama Il Giornale, ha fatto un articolo che secondo me è proprio l'emblema della merda, l'emblema della vergogna che è il giornalismo italiano. Cioè, la notizia qual è? Che Palamara, questo personaggio vergognoso che aveva mani in pasta un po' dovunque e gestiva molte cose della magistratura in maniera inaccettabile, e che mi auguro paghi anche da un punto di vista penale per tutto quello che ha fatto, sicuramente dal punto di vista della responsabilità politica, umana, morale, sociale, ce l'ha con tutti gli italiani. Ha delle colpe, non so se penali, ma ha delle colpe evidenti nei confronti di tutti gli italiani per aver gestito in un certo modo il suo potere. Bene, questo Palamara si è scoperto che si sentiva con un PM, con un altro giudice, per dargli dei biglietti, non ho ben capito, dei biglietti della Juve, dei biglietti di una partita. Questo PM poi è diventato il PM che indaga, avrà 50 processi, 100 processi, 20 processi, 2000 processi, non lo so, ogni pubblico ministero quanti processi ha. Fra i tanti processi che c'ha questo PM c'è un processo dove è imputato il figlio di Beppe Grillo, se ben ricordo, per violenza sessuale o violenza privata. Il figlio, che peraltro violenza sessuale è un tipo di violenza privata, il figlio di Beppe Grillo subisce un processo, il PM che indaga su quel processo e indaga su, immagino, tanti altri processi, ha un contatto con Palamara. Cosa fa quella schifezza umana che è il giornale, diretto da Sallusti? Fa un articolo, un link, un pezzo online con scritto: gli strani contatti fra Palamara e il PM di Grillo con la foto di Beppe. Ha il coraggio schifoso di mettere la foto di Beppe, che non c'entra assolutamente una mazza, dando la notizia che Palamara comprava i biglietti delle partite. Non ho capito che Palamara avesse un contatto legato ai biglietti delle partite con un PM che per caso è anche il PM del caso Grillo. Ma cosa cavolo c'entra Grillo? Suo figlio è imputato. Non è che suo figlio è amico di quel PM, anzi, è accusato da quel PM. E perché metti la foto di Beppe? Ma come fa l'ordine dei giornalisti a non ribellarsi davanti a una cosa del genere? E lo lanciano su tutti i social e mi addolora, lo dico sinceramente, che Mario Giarrusso abbia pubblicato quell'articolo.
perché c'è un limite a tutto, ragazzi. La merda che fa il giornale, noi che siamo stati eletti con questo simbolo qua, ve lo faccio vedere come volete voi, noi quella merda non la dobbiamo pubblicare su Facebook, perché è lo sciacallaggio, è la merda, quello è sciacallaggio. Metti la foto di Beppe Grillo su un articolo che parla degli affaracci fra Palamara e i pubblici ministeri. Ma che c'entra Beppe Grillo? Perché quel pubblico ministero indaga su suo figlio. Cosa cazzo c'entra Beppe? Ma come si fa a condividere su Facebook quell'articolo là? Ma è una cosa che, scusate, ma io non ce la faccio più. Cioè, c'è un limite a tutto. Ma che ci diamo? Le martellate, scusate, nelle parti intime da soli ci diamo. Ma Beppe è una persona che ha la statura morale, etica di Beppe Grillo, che peraltro non ha certamente problemi di soldi, non ha certamente problemi di nessun genere e ha fatto tanto per l'Italia, perché ha costruito una forza politica insieme a Gianroberto Casaleggio che con tutti i suoi limiti ha cambiato il modo di fare politica in Italia, sta cambiando il modo di fare riformismo in Italia, ha messo il reddito di cittadinanza, ha fatto la spazzacorrotti, ha fatto capire alla gente che si possono restituire i soldi da parte nostra, di noi deputati, e campiamo bene lo stesso, perché non è che stiamo morendo di fame, parliamoci chiaro. Restituiamo una parte e comunque abbiamo uno stipendio che ci permette di vivere in maniera assolutamente dignitosa, regionali, nazionali ed europei. Questo è Beppe, questo ha raccontato Beppe all'Italia. E noi usiamo un articolo del giornale.it dove mettono la foto di Beppe per cercare di farlo entrare di sponda nelle porcate che stanno facendo certi magistrati che parlavano di piazzare il procuratore là. Ma con chi parlava quel magistrato? Con Beppe? No, Palamara parlava con Lotti, parlava con Zingaretti, parlava addirittura con Raul Bova. Non ho ben capito perché, poraccio, Raul Bova si voleva fare sistemare. Chiama Palamara, parlavano con tutti questi, ma con nessuno di noi. Non ci sono interferenze di Palamara che parla con Beppe. E allora perdonatemi, un articolo che mette in relazione Beppe Grillo a quella cosa lì fa schifo, che mette la foto di Beppe Grillo per commentare quella cosa lì fa schifo, e chi lo condivide ed è stato eletto per 2 volte con questo simbolo qua, porca miseria, un esame di coscienza se lo dovrebbe fare, secondo me, perché c'è veramente un limite alla strumentalizzazione. E va bene che non fai più parte del Movimento 5 Stelle, ma porca miseria, puoi criticare il movimento? Sì, ma veramente prestarsi a questa, cioè dare, come dire, visibilità a una scelta così sciacalla da parte del giornale, a me francamente, francamente, mi intossica. Mi fa imbestialire, scusate, perché non sta né in cielo né in terra. Così come non sta né in cielo né in terra, e chiudiamo e poi rispondo alle vostre domande. Ciao Salvatore Pistarà, un amico di Catena Nuova, rispondo alle vostre domande. Ma prima dico un'ultima cosa. L'avevo detto già 4-5 settimane fa, quando sono stato invitato da Giletti. Che cazzo ci fa Martelli che pontifica in televisione quando Martelli è uno che ha ammesso una tangente da mezzo miliardo? Da mezzo miliardo, ok, l'ha ammessa, è stato condannato a 8 mesi, ok, che per me sono pure pochi, con la condizionale, quindi non è mai andato in carcere. Mezzo miliardo, il delfino di Craxi, Craxi che è stato condannato a 10 anni di carcere e se n'è andato a fare il latitante ad Hammamet. Quello è Martelli. E io ho detto, ma perché invitate Martelli a pontificare sulla giustizia? Uno. Ma come fa a parlare di giustizia uno che ha ammesso che si è messo in tasca una tangente, si è preso una tangente da mezzo miliardo? Ok? Si dovrebbe vergognare, dovrebbe stare a casetta a fare gli affaracci suoi, non andare in TV a parlare di giustizia. Ma fosse solo Martelli, cazzo dice uno, vabbè, l'eccezione. No! L'altro giorno da Andrea Purgatori c'era Cirino Pomicino che accusava Purgatori, cioè Purgatori parlava della DC, dei rapporti della DC con la mafia, e Cirino Pomicino lo insultava. E poi ieri, l'altro ieri, quando è stato, martedì, giovedì, non mi ricordo che cavolo di giorno era, c'era Formigoni che parlava di sanità. Ma siamo al surreale, ma che paese siamo diventati? Uno condannato ora, manco Martelli, almeno sta tangente l'ha presa negli anni 90, 30 anni fa, primi anni 90, e quindi, voglio dire, forse qualcuno se l'è dimenticato chi è Martelli. Ma Formigoni è stato condannato adesso. Formigoni in un paese normale sarebbe in carcere adesso e non è in carcere, ma è ai domiciliari, cioè tecnicamente Formigoni è un carcerato, è un detenuto ai domiciliari, non è un uomo libero, è un detenuto. E noi facciamo parlare in TV di sanità un detenuto che è stato condannato in forma definitiva per
per soldi rubati nella sanità lombarda. Ma io, ragazzi, ma mi butterei dalla finestra, ma cioè ci dovremmo fare una manifestazione per strada, dovremmo ribellarci, tempestare la 7, la Rai, Bruno Vespa, tutti quelli che invitano sta gente qua, li dovremmo tempestare di mail, dirgli basta, avete rotto i coglioni, noi vogliamo cambiare, perché questo è maleducazione, è un cattivo esempio per il popolo, perché il popolo poi pensa, ma sai che c'è? A me mi conviene rubare, perché guarda quello lì, ha rubato i miliardi, manco poco, milioni di euro, diciamo così, ha rubato. E ora sapete che succede? Lo invitano in televisione come se niente fosse. Non mi devo manco vergognare. Anzi, in televisione, con una certa arroganza, c'era Maiorino, che è un mio collega europarlamentare, ex consigliere comunale di Milano. Maiorino, mi pare che non, ora forse è del PD, era comunque di sinistra, Maiorino stava là e Formigoni gli rompeva le palle a Maiorino, ma anche se ci fosse stato nessun altro, Formigoni non può andare in TV a parlare di sanità, perché Formigoni al momento è un detenuto, ed è un detenuto per corruzione nell'ambito della sanità lombarda, e abbiamo un detenuto per corruzione che parla di sanità e pontifica. Voi capite la conseguenza di questo? Io mi auguro di sì. Perché se noi non la capiamo e non ci ribelliamo, anziché fare le guerricciole del cazzo e attaccare Bonafede, ecco, anziché attaccare Bonafede, che mi pare che reati non ne abbia commessi mai Alfonso Bonafede, mi pare, può avere commesso degli errori, per carità, può essere stato fregato da qualcuno, può essere stato imprudente in altre scelte, non si è capito con Di Matteo, ha avuto un'incomprensione con Di Matteo e non è andata in porto la collaborazione con Di Matteo, mi dispiace perché è un grande uomo di Stato Di Matteo e un grande uomo di Stato anche Alfonso Bonafede. Allora, anziché attaccare Bonafede, ma ribelliamoci del fatto che c'è Formigoni in televisione, perché siamo arrivati al punto che si postano le minchiate del giornale con Beppe Grillo, che si attacca a Bonafede sui social e si sta muti quando va Formigoni in televisione. A questo siamo diventati. Ma ragazzi, ma questa è finita, l'Italia finisce così, perché un domani tutti i ragazzi che crescono diranno mi conviene rubare, perché se si vanno a studiare chi cazzo è Formigoni e chi era il padre, che era un fascista non nel senso di destra, nel senso di quelli che hanno scelto la dittatura e che torturavano determinate persone che si battevano per la libertà, quindi non un uomo di destra, tutti gli italiani erano fascisti, compresa mia nonna, no, una persona che aveva responsabilità gravi nell'alleanza con il nazismo, eccetera, l'ingegner Formigoni, il papà di Roberto Formigoni. È chiaro? Quindi da lontano viene la sua indegnità. E lui è stato peggio, perché per giunta è stato condannato in forma definitiva. E lo mandiamo in TV. Ma allora i ragazzi cresceranno dicendo, ma sai che ci faccio io? Rubo? Tanto in Italia se rubo ho un premio. Poi mi mandano pure in televisione a parlare delle cose di cui io ho rubato. Questo per me è definitivamente inaccettabile. Io mi auguro che voi abbiate la forza, perché da soli non contiamo un cazzo, ma se siamo tanti, noi potremo cambiare questo sistema, perché se non cambiamo il sistema mediatico, noi siamo riusciti a cambiare in parte il sistema politico italiano, e ci siamo riusciti grazie alle intuizioni di Beppe e Gianroberto e grazie a tanta gente, fra le quali ho l'onore di esserci anch'io, che si batte, che quotidianamente cerca di fare politica in maniera pura, in maniera, come dire, diversa dagli altri. E mi dispiace che oggi 5 siano andati via, perché sono certo che hanno la stessa intenzione corretta che avevano quando sono stati eletti. Per cui mi addolora moltissimo che abbiano fatto questa scelta, secondo me, totalmente sbagliata, nel metodo e nel merito. Ok? Allora, però, se noi non cambiamo il sistema dell'informazione, non riusciamo a chiudere il cerchio del cambiamento, non riusciamo a fare un cambiamento autentico, perché avremo sempre il cittadino che dice non è vero, o gli dicono onestà, però quello che invece ha rubato, si è fatto i miliardi, si è fatto le vacanze nello yacht che fa il tuffo con i boxer arancioni e poi con le camicie tutte fichette, e poi in carcere c'è stato pochi giorni. Oggi lo mandano in televisione a parlare di sanità. In fondo mi conviene rubare, perché se non mi beccano sono ricco, se mi beccano non mi fanno niente. Questo può pensare il popolo, se noi esaltiamo e diamo spazio a personaggi del genere. E ho fatto l'esempio di Formigoni, posso fare quello di Martelli, quello di Cirino Pomicino, decine. Quando è stato l'anniversario della morte di Craxi ne hanno parlato come di un eroe, un criminale latitante internazionale, è stato trattato come un eroe. Noi questo non lo possiamo più accettare. Io sto preparando veramente, vorrei trovare un modo e vi chiederò aiuto per protestare ufficialmente
contro la presenza di pregiudicati nei programmi televisivi italiani di politica, perché sono pregiudicati, quindi per la legge italiana delinquenti. Delinquente è chi ha commesso delitti, criminale è chi ha commesso crimini, pregiudicato è chi ha una sentenza passata in giudicato che lo vede colpevole. È chiaro? Punto. Adesso per qualche minuto, chi vuole andare alla Scanzi vada alla Scanzi, chi se ne frega, parliamo un po' e rispondo un po' alle vostre domande. Scusate se mi sono infervorato, ma davvero queste due cose mi fanno arrabbiare tantissimo. Allora, saluto Giuseppe Basile, saluto Luisa Dettori. Non dovevi avere paura del tuo futuro, perché noi dobbiamo essere presenti, combattere queste battaglie con energia, con importanza, con la coscienza pulita. Davide De Caroli dice: fai anche l'esempio dei mafiosi usciti di galera. Certo che lo faccio questo esempio, Davide De Caroli. Vuoi sapere perché sono usciti di galera i mafiosi? Sono usciti non per volere di un ministro, perché nessun ministro può fare uscire o mandare persone in galera. Un ministro può fare delle leggi e può amministrare, in quanto è anche parlamentare, o può amministrare la giustizia. Quando i magistrati del Tribunale di Sorveglianza hanno dato pene come i domiciliari, quindi pene alternative, non è che gli hanno dato la libertà, ad alcuni mafiosi, lo hanno fatto utilizzando delle leggi che esistevano da decenni. Sai, caro, come cavolo ti chiami? Quelle leggi, che non mi ricordo il nome purtroppo chi mi ha fatto questa domanda, quelle leggi esistevano da decenni, l'articolo 147 del codice penale e il cosiddetto svuota carceri, legge Alfano. Una risale, mi pare, all'articolo 147, l'ultima modifica è stata, credo, una cinquantina di anni fa, quarantina di anni fa, e invece quello di Alfano è stato, se ben ricordo, 2010. Sono state due modifiche volute dal Parlamento di allora, che hanno permesso, anzi hanno obbligato in alcuni casi, alcuni giudici di sorveglianza a dare pene alternative. Non c'entra nulla l'azione del governo Conte, non c'entra nulla Alfonso Bonafede, non c'entra nulla il Cura Italia. Sono tutte cose che non hanno nessuna relazione con quelle scarcerazioni. E invece una cosa ha relazione con l'azione di Bonafede, che avendo visto lui che c'erano queste maglie che si erano allargate troppo, ha fatto due decreti legge che ha reso più difficile le scarcerazioni, ha riportato in carcere alcuni mafiosi. Quindi quando pensi a Bonafede devi pensare alla persona che è riuscita a fare rientrare in carcere dei mafiosi che erano usciti, secondo decisioni dei magistrati e non del ministro, secondo leggi che erano state approvate in passato da altre forze politiche. Capisci? Questa è la verità. Se poi ti vuoi raccontare una storiellina, raccontatela pure, ma purtroppo non fa bene raccontarsi storie quando si tratta di cose importanti come la scarcerazione di mafiosi. Quando si tratta di divertirsi, se ci andiamo al cinema, suoniamo la chitarra, ci raccontiamo le storie, va benissimo. Se parliamo di cose importanti, non va più bene credere alle bugie. Allora, saluto Ivan Bussalai, non lo capiscono perché sono provocatori. Sì, beh, non mi importa dei provocatori, va bene, io ci sono i troll, ci sono tutti, non è assolutamente un problema. L'ordine dei giornalisti fa pena. A Feltri cosa hanno fatto? Non credo neanche a loro, si sono venduti pure l'anima, scrive Antonio Pipitone. Purtroppo l'ordine dei giornalisti ha un potere limitato e non è gestito bene. E a me piacerebbe molto che fossero i cittadini a ribellarsi a un certo giornalismo che non ha niente a che fare con i fatti, che è sciacallesco e che è davvero inaccettabile. Dobbiamo essere noi a essere così bravi a far vergognare personaggi come Feltri, che peraltro ha un curriculum di porcate una dietro l'altra, avere definito la patata bollente Virginia Raggi, avrei detto che i meridionali siamo tutti inferiori, è un personaggio inaccettabile, però purtroppo dobbiamo essere noi a scalzarlo da quelle posizioni, magari facendo sì che i suoi giornali non vendano più, perché ragazzi guardate che dietro tutto questo ci sono i soldi. Se tu smetti di comprare un giornale o di comprare i prodotti che fanno pubblicità su quel giornale, tu vedrai come quel giornale o chiude oppure è costretto a essere meno schifoso. Ma se fossimo tanti, però, perché se 10 persone smettono di comprare quel giornale o i prodotti che fanno pubblicità su quel giornale, è finito. Ma se qualche milione di persone smette di comprare quel giornale, di guardare quei programmi televisivi o di comprare quei prodotti che fanno pubblicità in quei giornali, in quei programmi, eccetera, eccetera, in quelle reti, bene, voi vedrete che quei giornali, quei programmi, quei conduttori sono costretti a modificare il loro atteggiamento. Non parlo di una cosa carbonara, parlo proprio di una scelta democratica, perché noi abbiamo il diritto
di comprare ciò che vogliamo, di leggere il giornale che vogliamo, di guardare, abbiamo il telecomando, possiamo cambiare canale, abbiamo il portafoglio con i nostri soldi che abbiamo guadagnato col nostro lavoro o che lo Stato ci ha elargito nel caso del reddito di cittadinanza perché abbiamo difficoltà ed è giusto che ce lo dia, ebbene a quel punto siamo noi a decidere. E io ho tutta la responsabilità e, e il diritto di scegliere ciò che voglio. Se noi fossimo in tanti a mettere in difficoltà economica quelle testate, quelle persone che scrivono o dicono queste porcherie in TV o sui giornali, noi avremmo un grande potere se ci unissimo per condizionare non la loro libertà, perché il programma è libero di dire quello che vuole, di avere un'opinione. Quando arriva un giornalista con cui non sono d'accordo, spesso, per esempio Mentana, e dice la sua opinione, io lo posso contraddire. Ma se Mentana si inventa una balla bestiale e la spaccia per notizia, è diverso. È un lavoro diverso. Infatti Mentana non lo fa. Ha opinioni che io non condivido spesso, però non si inventa una cazzata, non si inventa una notizia falsa. Capite? Perché è un professionista, con tutto che ripeto, che ha delle opinioni molto diverse dalle mie. Capisci? E lo stesso vale per quelle testate serie. Marco Travaglio, che io apprezzo moltissimo, non si inventerà mai una notizia falsa, perché è una persona che fa il suo lavoro con coscienza. Poi a delle volte posso non essere d'accordo con le sue analisi, con le sue critiche. Porca miseria, il mondo è bello perché è vario. Ma so che quando compro il Fatto Quotidiano, tutti i giorni in edicola, c'ho qualcuno che in maniera onesta fa il suo lavoro e mi racconta una cosa vera. E se per caso sbaglia, si corregge e dice scusate, abbiamo sbagliato, perché sono persone serie. Allora, ciao Dino, cosa pensi dell'Azzolina? Aspetta, c'era un messaggio che ho perduto. Purtroppo, ragazzi, scusate, oggi siccome non sono col telefono, mi è molto più difficile leggere le vostre domande. Grazie, Gaetano Bottalico, hai ragione, Andreas Wolf, hai ragione. Ormai i finanziamenti ai giornali sono ridotti di moltissimo, qualcuno purtroppo ancora prende i soldi. Qualcuno mi dice Bertolà, Salvatore Fallica, grazie. Bertolaso chiamato da Musumeci in Sicilia. Ci mancava, io dico solo, cioè prima hai chiamato uno a Musumeci, ma come sei, cioè Musumeci, ma come sei combinato? Prima hai chiamato uno che al telefono parla, come commissario Covid, che al telefono parlava di tangenti, di 5%, diceva se la sanità è un condominio, io sono il capo condominio, ricordo, un atteggiamento proprio vergognoso e vomitevole, e lo hai nominato tu, Musumeci, cioè hai tu la responsabilità politica di quella domanda, di quella nomina nei confronti dei siciliani. Poi dice, quello lo hanno arrestato, non è che l'hanno detto ciao carino, lo hanno arrestato, quello nominato da Musumeci, lo hanno arrestato. Si chiamava Candela, e allora Musumeci con chi nomina Bertolaso, che è stato coinvolto in alcuni degli scandali più squallidi della storia della Repubblica. Ricordatevelo, la cosiddetta cricca, proprio dopo il terremoto all'Aquila, quindi dopo un evento così drammatico per l'Italia, purtroppo lì a gestire la protezione civile c'era Bertolaso. E chi nomina Musumeci? Bertolaso. Cioè io mi chiedo che classe dirigente è quella che si rivolge ai personaggi meno limpidi che ci sono sul mercato. Ma perché vi rivolgete a questi personaggi? Una domanda ce l'ho, perché esiste una classe politica a cui la corruzione fa molto comodo. Il personaggio corruttibile o in passato corrotto o ambiguo fa comodo, perché puoi fare i tuoi affari. Se metti una persona integerrima, magari quello lì non ti farà fare i tuoi sporchi affari. Stagionali del turismo sono rimasti senza supporto. Carmelo Celestino, dei 40.000 che erano senza supporto, a 24.000 abbiamo risolto la situazione. Gli altri 16.000 dovranno mandare una mail con la variazione del loro codice ed è una cosa che stiamo studiando in maniera da non lasciare indietro nessuno. E vi aggiornerò naturalmente su questo perché è una causa che ho preso a cuore esattamente come quella dei lavoratori dello spettacolo. Sì, Bertolaso hanno preso. C'era qualcuno che ha scritto: minchia, veramente hanno preso Bertolaso? Sì, purtroppo sì. Bertolaso in Sicilia, la Lega in cassa, scrive giustamente l'amico Salvo Riolo. Ciao Dino, scrive Rossella Ponzio Brasile. Oggi è la ricorrenza, ecco, questa è una data molto. Guardate, vi faccio vedere una cosa. Mi scrive un'amica che oggi è la ricorrenza della data dei morti dell'AISL. Allora io mi permetto di farvi vedere un ricordo personale che ho, vediamo se si legge. Ecco qua. Aspetta, facciamo così. Addino, super iena doc, con amicizia,
Paolo Rossi. Questo è un pallone, un tango, firmato dal calciatore Paolo Rossi, che per me è stato un idolo quando ero bambino. E poi ho conosciuto un anno e mezzo fa, perché avevo scritto dei racconti sul Mondiale dell'82 e sulla partita Italia-Germania. Due racconti che a lui piacquero molto, due piccoli monologhi. E allora mi ha invitato a casa sua, vicino Arezzo, mi sembra, in Toscana. E alla fine ha firmato questo pallone. Però è giusto ricordare che, oltre a tante pagine meravigliose che ha scritto Paolo Rossi e che ha scritto il calcio italiano, la nazionale, la grande Juve di quegli anni, per chi era juventino, ma insomma, allora peraltro in Coppa tifavamo tutti per le italiane, per la Juve, per il Milan, per la Fiorentina, per la Roma, per tutte le squadre di Inter, le squadre che c'erano allora. E Paolo Rossi giocava nella Juventus, quella Juventus che 38 anni fa andò a giocare proprio a Bruxelles, la città dove io adesso fondamentalmente vivo, una partita contro il Liverpool, la finale di Coppa dei Campioni, e sono morti, pensate, 38 tifosi. Io ricordo benissimo di quel giorno, perché con mio cugino Mimmo Torrisi dovevamo vedere insieme la finale, eravamo tutti gasati, tutti entusiasti. Arrivai a casa, tornai a casa e c'era mio papà e un suo carissimo amico che si chiama Peppino, che è Peppino Musumarra, dovevamo vedere la partita con lui, e invece mi dissero: la partita non si gioca, non si gioca più. Come non si gioca più? Dice: no, perché sono stati incidenti. E noi non ci volevamo credere, perché volevamo vederci la partita, la finale. E invece purtroppo ci furono questi gravi incidenti. E ricordo una cosa: è giusto ricordare quei 38 morti che erano andati lì solo per vedersi una partita. Ed è molto triste questa storia, ma è quindi proprio perché è triste, è giusto ricordarla, perché non si ripete più. E ricordo anche che Renzo Arbore allora faceva un programma bellissimo che si chiamava Quelli della Notte, e decise di non andare in onda né quella sera né per tutta la settimana, fino a lunedì successivo, perché riteneva insensato divertirsi, fare ridere. Lui faceva molto ridere, quel programma c'era Frassica, faceva molto ridere. Diceva: ma che senso ha ridere e divertirci se sono morti 38 italiani che erano andati solo a vedere una partita di calcio? Quella, sappiate, che è stata la prima volta in cui la programmazione Rai è cambiata proprio per rispetto di quei morti. E devo dire che dobbiamo essere grati a Renzo Arbore, che era un grande, e tuttora un grande uomo di TV. Allora era anche, come dire, sfornava programmi meravigliosi, per avere inaugurato questa giusta prassi. Se succede una tragedia del genere, non ha senso fare un varietà, cazzeggiare come facevano loro, perché erano morti 38 italiani senza nessuna colpa. Non vi preoccupate troppo dei troll, vedo che qualcuno risponde ai troll con tanta pervicacia, ma che ve ne frega dei troll, non vi preoccupate. Travaglio, Costamagna, Ranucci, Gabanelli, i migliori giornalisti d'Italia, scrive Alessandro Iglesias. Sono giornalisti molto bravi, ce ne sono tanti altri. C'è Gianni Minà, che ha scritto un libro da poco. C'è, come vi ho detto, Enrico De Aglio, quantomeno è stato uno che ha fatto questo bellissimo volume che si chiama Patria. C'è Peter Gomez, c'è Gianni Barbacetto, che è un bravissimo giornalista. C'è Andrea Scanzi, che fa un altro genere che mi piace molto. C'è Marco Lillo, ce ne sono davvero tanti di bravi. Il problema è far diffondere il lavoro dei bravi e additare e sbugiardare il lavoro dei meno bravi. Stiamo per finire. Rigore su Bonetti inesistente, ricorda Enrico De Dominici. Sì, la partita poi finì così, ma di quella partita il risultato è relativamente importante. Le domande, scrive Fabio Vargiu, ti informo che le domande bonus 600 euro sono state bocciate per la seconda volta. Lavoriamo in spiaggia come bagnini. Caro Fabio, ti invito per favore a scrivermi in privato, perché vorrei risolvere anche la vostra posizione, capire perché sono state bocciate le domande e darvi una mano, come abbiamo dato a ben 24.000 stagionali. Antonella Guarini, ricordiamo questo tuo concittadino morto quella sera. Ilaria Lunardi mi scrive: quando Crimi verrà sostituito? Anche Gaetano Pedullà, come dice Simona Romeo, un bravissimo giornalista. Cara Ilaria, Crimi è il reggente, capo politico reggente del Movimento 5 Stelle. Ci saranno gli stati generali quando il Covid ci permetterà di fare gli stati generali. Naturalmente li faremo e cercheremo di portare delle proposte per migliorare il rapporto tra il movimento e i cittadini e i suoi attivisti, ed evitare che succedano cose come quella successa oggi, che naturalmente non può far altro che addolorarci. C'è Tommaso Merlo, ci sono tanti giornalisti bravi, avete ragione. Ricordiamo anche della morte di Tobagi, che è stato ucciso dal terrorismo, ma non dalle Brigate Rosse, come qualcuno ha detto, bensì da alcuni cani sciolti provenienti dall'autonomia operaia. Mi pare che i suoi assassini fossero Morandini, figlio del critico cinematografico, se ben ricordo, e non vorrei sbagliare, Morandini, e
è un altro figlio dell'alta borghesia. Adesso vedete perché è utile questo volume, Patria? Se io metto, alla fine c'è l'indice dei nomi, metto il nome Tobagi, 91, pagina 91, cerco Tobagi e parla dell'omicidio di Walter Tobagi. E di Guido Galli, che era un giudice. Walter Tobagi aveva solo 33 anni, era un giornalista del Corriere della Sera e venne ucciso una mattina da Marco Barbone e Paolo Morandini, che siglano l'attentato con la sigla, firmano l'attentato con la sigla Brigata 28 marzo. La considerano un biglietto da visita per entrare a far parte delle Brigate Rosse. Il generale, non facevano parte delle Brigate Rosse. Il generale Dalla Chiesa riferisce a Bettino Craxi che il delitto è maturato in aura intellettuale comunista, eccetera, eccetera. Marco Barbone, arrestato il 25 settembre, collabora immediatamente con i carabinieri. Perché anche lì si capisce, Dalla Chiesa l'aveva capito, come lo capì Falcone, che il modo migliore per sconfiggere qualunque forza che attenti all'integrità dello Stato, che siano i terroristi, i politici o la mafia, è quella di avere degli infiltrati o avere dei pentiti che ti raccontano come sono andate le cose. Solo che mentre Dalla Chiesa, quando doveva sconfiggere il terrorismo, venne supportato dallo Stato, che gli diede ampi poteri, quando venne mandato a Palermo per combattere la mafia, venne lasciato solo dallo Stato, non a caso, perché la mafia aveva addentellati e ha addentellati molto importanti, purtroppo, all'interno delle istituzioni. Dalla Chiesa viene lasciato solo e viene ucciso dopo meno di 100 giorni. Il famoso film 100 giorni a Palermo parlava proprio della sua avventura da prefetto, che durò così poco e finì così male, purtroppo. Morto dalla Chiesa, morta la moglie, morta l'unico agente di scorta che aveva. Ragazzi cari, io vi mando un grande abbraccio, Rosalba Lupis, ti risponderò se hai scritto in privato in questa pagina. Saluto Antonio Gussio, saluto Michele Gennaro. Michele, va bene, scrivimi in privato rispetto al problema stagionali. Ti ripeto, su questa cosa del codice siamo riusciti a fare un grande passo avanti. Naturalmente più persone vengono aiutate dallo Stato e ne hanno diritto, meglio è per me. Io vi mando un abbraccio, un saluto, mi scuso per essermi un po' infervorato oggi durante la diretta, ma succedono troppe cose che mi fanno arrabbiare e spero di vedervi in tanti anche domani.